Notizia di pochi minuti fa, la Cassazione ha chiesto per una questione formale di fatto rivotare la richiesta arrivata da 8 consigli, tra cui quello lombardo, di referendum abrogativo sulla legge elettorale. Beh, sostanzialmente una notizia positiva, perché al di là di questo aspetto formale vuol dire che la Cassazione non ha ritenuto ci fossero delle motivazioni che portavano a non accettare la nostra richiesta. Quindi va bene, porteremo immediatamente in aula e correggeremo l'errore. Quindi i tempi ci sono, secondo lei? Assolutamente, noi il 5 novembre abbiamo già previsto in linea di massima di portarla in aula, per cui dopo non dovrebbe esserci più problemi. Oggi sono anche i 2 anni dal voto sull'autonomia, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro al Ministero, rimane comunque latente la sua preoccupazione sul fatto di non chiudere a breve la questione autonomia che già si trascina da appunto 2 anni? È sicuramente presente questa preoccupazione. Io voglio essere sempre ottimista e voglio pensare che alla base di tutto ci sia soltanto un po' di difficoltà di chi tratta per la prima volta questa pratica complessa. Mi auguro che le mie preoccupazioni non si diventino realtà, perché noi abbiamo percorso una lunga strada fino ad oggi, perché noi abbiamo evidenziato che molte delle obiezioni che sono state presentate dal Ministro sono assolutamente infondate, perché noi crediamo che si sia arrivati al punto in cui si deve dare una risposta, bisogna dire o sì o no, insomma è inutile continuare a tergiversare. Non ci sono delle obiezioni concrete, anche perché sul discorso della legge quadro, oggi come oggi la legge quadro non ha ragione di essere approvata, anche perché è fuori di dubbio che si tratti di autonomia differenziata e che quindi ognuno debba essere trattato in modo diverso rispetto agli altri. Così come c'è già un accordo sulla procedura che non può e non deve essere non considerato, non può essere cancellato un accordo che era stato già raggiunto con il precedente governo e i governatori. Oggi però ripartono i tavoli sulle tavole di lavoro sull'autonomia, questa è una notizia positiva. Questa è una notizia positiva, sì, sicuramente, anche perché comunque su quei tavoli le questioni da esaminare erano ormai limitate. L'unica questione grossa era quella dell'istruzione, per il resto erano piccole cose. Sull'istruzione sarete pronti a... Noi siamo assolutamente pronti. A una mediazione? Noi siamo assolutamente pronti a chiedere quello che riteniamo da un punto di vista costituzionale come legittimo. E a non muoverci da lì, poi valutiamo, esaminiamo, cerchiamo di capire. Noi vogliamo dare una risposta al problema delle cattedre vuote, che i vari governi che si sono succeduti dall'inizio della Repubblica Italiana ad oggi non sono stati in grado di risolvere.